Klee non fu artista, all'opposto di altri grandi della sua generazione, come ad esempio Mondrian, tale da scegliere una via unicamente tracciata. E neppure fu, come ad esempio Picasso, un artista a cui in ultima istanza premesse l'autenticità e l'originalità e che perciò mutasse alternatamente o anche contemporaneamente i propri temi stilistici. Klee è un mediatore tra mondi diversi. La sua opera raggiunge il suo più profondo significato attraverso la sintesi, che per lui aveva maggior valore di ogni altra cosa. Già all'inizio della sua attività artistica, nel 1911, aveva scritto nel suo diario: «Un artista deve essere tutto, poeta, naturalista e filosofo». Probabilmente era essenziale per lui anche essere musicista, ma ciò gli era così naturale da dimenticare di rammentarlo nell'annotazione che si è citata. Nella sua opera, tra musica, poesia, scienze naturali, filosofia e pittura, si tendono continuamente fili che formano un tessuto finissimo. E questo tessuto, che ha una struttura visibile, è, per dirlo con le parole di Klee, l'analogia della creazione. Analogia della creazione non sono dunque le opere di Klee come singoli risultati, lo sono nella loro formazione e genesi. Il modo con cui Klee lasciava maturare i suoi quadri, con cui egli si sforzava sempre di mantenere il loro sviluppo nell'equilibrio, ha qualcosa di quella che noi immaginiamo come l'universale creazione, con cui viene a identificarsi il processo creativo umano. L'equilibrio era, per Klee, in pittura come in musica, uno dei più importanti elementi dell'espressione. Nelle sue lezioni egli ha spesso usato l'esempio del funambolo e lo ha anche disegnato. «Io ho vacillato verso sinistra e mi sono tenuto con la mano destra per non cadere». Questa è in fondo la metafora del processo dialettico che è alla base di ogni creazione. Il titolo «Das bildnerische Denken», il pensare figurativo, che rappresenta l'eredità pedagogica di Klee, come Jürg Spiller l'ha riunita e pubblicata, è esatto per questa così significativa realtà di Klee, giacché si tratta della strada verso le cose, o della pluralità delle strade. Appunto a questa pluralità Klee pensa quando, nelle lezioni degli anni 1923-34, Prinzipielle Ordnung, ordine fondamentale, scrive: «Evitate ogni cammino monotono. Attraverso l'identità tra via ed opera, questa si articola, e cammin facendo cambia da un passo uniforme alla varietà. I differenti settori si ordinano in una ben composta totalità». Proprio questa varietà, in contrasto alla monotonia, caratterizza l'opera ed il modo di lavorare di Klee. Giacché questa polifonia del suo lavoro, e questo è ancora un concetto musicale, nasce proprio attraverso la connessione di tanti frammenti del nostro mondo in un tutt'unico e multiforme. Antonio ci ha letto un brano, credo molto significativo, di Hans Jaffé, critico tedesco e professore d'arte moderna e contemporanea. Infatti è proprio alla maniera di un mago o di un prestigiatore e nelle opere tarde con la sua ascetica rinuncia che Klee ha cercato di impostare la sua opera risalendo alle radici, a vedere dietro la facciata. Lo ha fatto nel corso del suo percorso artistico ed è riuscito così a cambiare il mondo e non solo a comporre diversi aspetti delle vicende umane, ma anche a ritrarre il tempo e lo spazio di questo mutamento. Osserviamo Tempo variabile, olio e acquarello su stoffa del 1929. Klee fa nascere i suoi quadri e consente loro di prendere forma nel regno dell'arte pura. Stiamo vedendo l'opera dal titolo «Questa stella insegna a sottomettersi». La sua opera è una sorta di diario della vita interiore, dettata da una emozione poetica che Klee traduce in espressione plastica, attraverso gli elementi formali del disegno, punto, linea, superficie, spazio, esaltati dalla relazione con il colore. Ora vediamo Piante di notte sotto la pioggia. Klee lavora e crea nel regno del subconsciente, ascolta le associazioni che sono intorno a lui, poi prende una delle loro voci. Tutta l'arte è un ritorno all'origine e nell'oscurità i suoi frammenti vivono sempre nell'artista. Ecco l'opera Tappeto del ricordo. Klee è consapevole di essere un frammento di un ordine più importante, di cui noi possiamo apprendere solo una parte, una piccola frazione.
Questo quadro si chiama Paesaggio compenetrato di cosmico. Klee è stato un innovatore dell'immagine del nostro mondo, in cui le cose non sono realtà ma esempi. Dice Klee, l'arte è un'allegoria della creazione, essa è sempre un esempio come il mortale è un esempio cosmico. Klee nasce in Svizzera il 18 dicembre del 1879 a Munkenbuchsee, presso Berna. Cresce in una famiglia di musicisti. Il padre era Hans Klee, maestro di musica tedesco. La madre, Maria Ida Frick, cantante professionista di origini francesi. Klee studia musica, violino e contemporaneamente pratica il disegno. Si dedica sia a immagini realiste che a note caricaturistiche e umoristiche alla fine degli anni 90. Osserviamo sotto bicchiere da birra realizzato durante gli anni del liceo. Klee esita a scegliere la sua strada, poeta, musicista, illustratore. Il suo talento come violinista lo ha portato ad essere ammesso nell'Orchestra Sinfonica di Berna. Nel 1898 decide di trasferirsi all'Accademia di Belle Arti di Monaco. Sono gli anni dell'apogeo dello stile Jugendstil, versione tedesca dell'Art Nouveau. Frequenta la scuola privata di disegno di Heinrich Knier, poiché non riesce per carenze in disegno di figura a essere ammesso all'Accademia di Monaco. Compie viaggi in Austria, a Innsbruck, a Salisburgo. Ritorna a Monaco e incontra la pianista Caroline Stumpf, chiamata Lili, che sposerà 10 anni dopo. Dopo 2 anni di tirocinio presso la scuola privata di Knir, vediamo un disegno di Klee del 1896, Klee può finalmente entrare in Accademia a Monaco, nella classe di Franz von Stuck, di cui vediamo Il peccato del 1909. Franz von Stuck era un artista in auge ed era stato fondatore della prima secessione di Monaco del 1892. La sua didattica, strettamente classica e accademica, verteva sui principi del disegno e del modellato. La scuola di von Stuck fu frequentata anche da Kandinsky. Klee ammira le capacità di ritrattista di von Stuck, che era attento all'introspezione psicologica. Senza titolo, fa parte di una serie di 5 pannelli decorativi che costituiscono un grande paravento, commissionato da un'amica di sua madre, raffiguranti i dintorni del fiume Haar che attraversa Berna. Si vedono richiami al cloisonnisme di Gauguin e Van Gogh. Von Stuck consiglia a Klee di compiere un viaggio di formazione in Italia. Klee parte il 22 ottobre del 1901 per l'Italia, in compagnia del suo amico lo scultore Hermann Haller. Li vediamo in foto. Klee ha 22 anni. Trascorre in Italia 6 mesi, la maggior parte dei quali a Roma, dove abita a Via dell'Archetto 20. Durante questo lungo periodo Klee scrive alcune lettere alla famiglia e costantemente a Lili Stumpf, sua futura moglie. Roma, 31 ottobre. Cara Lili, Roma appare come un'inesausta narrazione, non ti prende d'assalto, ma ti conquista lentamente. Per quanto sia qui da poco, devo dire di aver visto già alcune cose, tra cui la Sistina e le stanze di Raffaello sono le più importanti. In principio hanno avuto su di me l'effetto di una bastonata, da cui mi sono tuttavia provvisoriamente ripreso con l'innocenza di un cagnolino. L'ho accettata constatando che nemmeno gli affreschi sulle pareti, Botticelli, Perugino, eccetera, se la passavano meglio di me. Anch'essi sono semplicemente annichiliti dalle rivelazioni del soffitto e sul momento non l'ho degnati di uno sguardo, mentre quelli di Raffaello nelle stanze inferiori del Vaticano sono riusciti ad avvincermi di nuovo. Oggi ho visitato il Museo Storico del Laterano, sculture e mosaici, dove un gran numero di sarcofagi paleocristiani si affianca ad altre sculture che nel loro stile quanto mai naif uniscono un'intensa bellezza a una grande energia espressiva. Sinora non sono riuscito a spiegarmi come mai siffatte opere imperfette abbiano tanto effetto su chi le guarda,
ma in realtà io sono altrettanto sensibile all'imperfezione nell'arte quanto alle opere di stupenda e magnifica perfezione che essa ha prodotto. Spero di non spingermi troppo oltre in questa direzione, ma stranamente, per esempio, la Pietà di Michelangelo in San Pietro, magistrale sotto ogni aspetto, mi è passata davanti agli occhi quasi senza lasciar traccia, mentre posso restare incantato davanti a qualsiasi immagine espressiva del Redentore. Negli affreschi michelangioleschi mi ha colpito soprattutto lo spirito che vi è insito, mentre in molte linee dinamiche, nelle accentuazioni della modellazione, vedo far capolino pericolosamente il barocco. Questa capacità di discernimento la devo alle opere d'architettura che sinora ho visto in Italia, il Duomo di Pisa, San Pietro a Roma. Il primo mi ha incantato. Il Duomo pisano è a mio giudizio la perfezione assoluta. L'imponenza di San Pietro, invece, mi lascia freddo a causa del suo barocco. Ma, oltre a questo, ogni volta mi irrito più di quanto non sia nelle mie intenzioni irritarmi. Io odio il barocco, tanto più che, non essendo del tutto stupido, ho notato che la mia propria visione, la mia concezione della forma, è essa stessa fortemente barocca. E potrebbe essere per me una grandissima sciagura. Questo soggiorno rappresenta per Klee un periodo in cui riflettere sulle proprie scelte esistenziali e di studio dell'arte attraverso la visione dell'immenso patrimonio artistico. A marzo Klee parte per Napoli, visita il Museo Nazionale, dove ammira la straordinaria collezione di sculture antiche e pitture pompeiane. Compie escursioni a Sorrento, Amalfi e Pompei. Klee scopre la stazione zoologica di Napoli, fondata dalla famiglia Dorn nel 1872, situata sul lungomare. Martedì 25 marzo. Lili amata. Ho sentito che ci sono acquari più grandi, ma questo di Napoli non ha l'eguale per la bellezza e rarità di animali. Per la prima volta in vita mia ho visto creature di questo genere e ne sono rimasto edificato. Ho avuto anche la soddisfazione di constatare che all'incirca me l'ero immaginate così e ora sono convinto di avere un vero talento, anche in questo campo. Quando infatti si è guidati dalla sensazione giusta, la realtà non è per nulla diversa. Tutto questo è innato ed è un pregio in sé per ogni uomo. Filosoficamente parlando, è un dono ingiusto del quale chi lo possiede deve moralmente giustificarsi dando prova di volontà e praticando l'autocritica. Piccola digressione. In particolare ho trovato bellissimi i loro modi di muoversi. Certamente molti di essi sono irrilevanti, come nel caso dei polipi, dei lamellibranchi e delle stelle marine, animali fissi. Per me furono una scoperta anche quei mostri ofidiformi con sguardo maligno, fauci enormi e gozzo a forma di tasca. Altri erano immersi nella sabbia fino alle orecchie, come la gente nei suoi pregiudizi. I polipi comuni sembrano dei mercanti d'arte e si guardano intorno loscamente sornioni. Imbarazzante mi sembra poi che un animale poggi sul muso e porti il corpo come se fosse la testa. Un animaletto sottile e gelatinoso nuotava sul dorso facendo ruotare incessantemente una graziosa bandierina. Aveva l'aspetto di una creatura felice, impregnata di luce e più pura di quanto io non immagini un uomo in paradiso. Ho finito per entrare in una sorta di dimensione religiosa e ho ammirato la prodigalità dell'immaginazione divina e mi sono posto la domanda: a che tutte queste forme, tutti questi colori, se non v'è alcuno che li veda? Una bella presunzione la mia, ma scorgervi lo humor divino è prova di intelligenza. Ogni animale, o quasi, mi suscitava alla fine il riso. Klee ritorna a Berna a maggio e vi rimane fino al 1906. Compie un breve soggiorno a Monaco, dove, al gabinetto della grafica, ammira le opere di Blake e Goya. Tra l'estate del 1903 e la primavera del 1905, Klee realizza 15 incisioni col titolo Invenzioni. È una serie eterogenea. Ogni incisione ha un titolo descrittivo e didascalico. Vi mostriamo l'incisione intitolata Un uomo si genuflette davanti alla corona. E ancora, due uomini, l'uno credendo l'altro di rango superiore, si incontrano. Sono opere in cui l'artista mescola forme della realtà con immagini fantastiche e personali. Testa minacciosa, con il gusto per la deformazione e il grottesco. Fanciulla all'albero. Klee si pone l'obiettivo di criticare la società borghese. L'eroe con l'ala.
Klee utilizza da una parte il linearismo dello Jugendstil, dall'altro il simbolismo. Klee espone le invenzioni nel 1906 alla secessione di Monaco, ma le acqueforti non sono accolte con grande entusiasmo dal pubblico. Le evidenti ambiguità sessuali di alcune figure non sono comprese dai critici. Osserviamo la vecchia Fenice. Klee contemporaneamente sperimenta nuove tecniche, come la pittura sul vetro, come possiamo vedere nell'opera Ritratto del padre del 1906.